finisce di nuovo tra i fischi e il disappunto generale. Questa volta però giunge lo scivolone interno. Nella gara spareggio contro il Pescara non c'è la svolta tanto attesa. Al termine di una partita brutta e giocata con eccessiva attenzione matura una sconfitta che brucia perché complica i programmi di aggancio alla zona playoff e compromette, almeno per ora, i sogni di gloria cullati fino a ieri. Non è fortunato l'esordio in panchina di Passiatore, la prestazione del Taranto si tinge di grigio, in chiave offensiva Ferraro è impalpabile, meglio Russo, i cui movimenti non hanno avuto il supporto del resto della squadra. Il nuovo tecnico dimostra coraggio nel decidere esclusioni eccellenti, ma la fiducia accordata non viene ripagata. Anche Rajčić e Taulo in mezzo al campo sono spesso lenti e prevedibili, Kuneac e Scarpa sugli esterni vivono una domenica anonima, mentre dietro è la solita difesa con la novità Colombini, apparso arrugginito, e infatti proprio da un suo errato disimpegno a metà ripresa giunge il gol decisivo di Ganci, la cui conclusione però per la verità pesca il jolly della domenica e il pallone si insacca sotto l'incrocio. La cronaca non è ricchissima, il primo brivido lo fa correre il Pescara sugli sviluppi di un calcio piazzato, il difensore, capitano Olivi, tocca il pallone in aria, salta Bremek ma salva sulla linea Taulo. Al 18° Bremek chiude in corner sui piedi di Sansovini. La prima azione degna di nota del Taranto giunge al 22° quando Colombini lancia in aria Scarpa che è bravo ad anticipare tutti, ma la sua conclusione ravvicinata è respinta dal portiere Bartoletti. Al 29° è proprio Scarpa che si vede il pallone sul sinistro ma perde l'attimo buono e l'azione sfuma. Due minuti più tardi sugli scudi Bremek che riesce a deviare in maniera plastica in calcio d'angolo una conclusione dalla distanza di Bonanni. Due minuti più tardi ancora Bartoletti, il portiere del Pescara riesce a deviare in corner un colpo di testa ravvicinato di Kuneac. Al 41° Coletti dalla distanza, parata di Bremek. Il tempo si chiude con una punizione battuta senza successo da Scarpa. Nella ripresa al 12° Russo se ne va in dribbling caparbiamente e conclude, ma il tiro è centrale, para l'estremo difensore abruzzese. Inizia il valzer delle sostituzioni, nel Pescara esce Inglese, entra Ganci, nel Taranto Passiatore tira fuori dalla mischia Russo e mette in campo Corona. Un'occasione favorevole per il Taranto giunge quando Rajčić lancia in verticale Ferraro e il portiere Bartoletti scivola, ma l'attaccante Ionico non ne approfitta. Al 20° c'è una sventola di Ganci da fuori, Bremek si rifugia in calcio d'angolo. Due minuti più tardi, secondo cambio tra i rossoblù, esce Kuneac in campo di Roberto che va a collocarsi a destra del centrocampo. Ma la doccia fredda giunge al 25° su un traversone dalla sinistra Colombini respinge di testa debolmente sui piedi di Bonanni che prova la conclusione, la respinta con la schiena di Prosperi, il pallone carambola sui piedi di Ganci che fa partire un tiro imparabile sotto l'incrocio, Taranto 0, Pescara 1. Passiatore prova di robustire l'attacco, toglie Ferraro, dentro Innocenti. Al 41° Di Roberto tenta di beffare Bartoletti da lunga distanza, ma l'estremo pescarese è attento, riesce a schiaffeggiare in calcio d'angolo. Al 43° c'è un'azione dubbia in area di rigore biancazzurra. Innocenti si scontra con l'estremo difensore Bartoletti, forse il contatto c'è, l'arbitro Giacomelli di Trieste lascia correre. Si chiude con il Pescara in vantaggio, il Taranto adesso è a -4 dalla griglia playoff, ma i fischi a fine partita sono assordanti.